Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi ricetta super semplice e super veloce, faremo dei biscottini a forma di cantucci, cantuccioni e poi insomma le dimensioni le deciderete voi, con farina gialla e cioccolato. Perfetti per una bella colazione, una merenda, insomma biscotti semplici, buoni, facili, veloci. Andiamo a vedere come si fa. La prima cosa che faremo sarà quella di triturare il cioccolato fondente. Se avete delle gocce di cioccolato potete tranquillamente utilizzare quelle. Altrimenti mettete il cioccolato fondente nel mixer e trituratelo fino a renderlo quasi polvere. Lasciamo momentaneamente da parte e occupiamoci dell'impasto. In una ciotola inseriamo l'uovo, lo zucchero con un pizzico di sale e gli aromi. In questo caso utilizzerò scorza d'arancia. Con una forchetta impastiamo questi ingredienti fino a rendere l'impasto omogeneo. Quindi inseriamo la farina di mandorla, la farina di mais, e aggiungiamo l'olio. Ora non resta che aggiungere la farina bianca e il lievito in polvere poco alla volta, fino a quando non verrà assorbita completamente. Quando non riusciremo più ad impastare con la forchetta, trasferiamo l'impasto sul tavolo e diamogli un'impastata con le mani. Non ci resta che impellicolarlo e farlo riposare in frigorifero per circa una mezz'oretta. Passato il tempo necessario per far indurire un pochino l'impasto, lo ammorbidiamo con le mani per renderlo elastico e con l'aiuto di un mattarello lo stendiamo ad un'altezza di circa mezzo centimetro fino a formare un rettangolo. Sulla parte inferiore del rettangolo distribuiamo un po' del cioccolato tritato e arrotoliamo piano piano il nostro rettangolo di frolla facendo due strati di cioccolato. Otteniamo così un filoncino che con le mani cercheremo di rendere più omogeneo possibile. Adagiamo il nostro filone di frolla su una placca ricoperta di carta da forno e lo cuociamo a 180 gradi per circa 20, massimo 25 minuti. Una volta sfornato ma ancora tiepido, non ci resta che tagliarlo con un coltello a sega ben affilato in tocchetti di circa mezzo centimetro l'uno. I nostri biscotti sono pronti per essere gustati. Ed ecco qua i miei tozzetti, farina gialla e cioccolato, buonissimi e semplicissimi da preparare. Poi, se non prendete la farina fumetto, quella passata fine, ma prendete magari quella per la polenta, beh, dà quel tocco di rusticità in più che in un biscotto fa sempre piacere. Come al solito, qui sotto in descrizione troverete la ricetta per poterli preparare a casa anche voi. Mi raccomando, qualora dovesse esservi piaciuto il video, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!